Resteranno in carcere dopo la convalida del fermo decisa dal GIP il 50enne turco e il 25enne pakistano, sospettati di essere gli scafisti dell'imbarcazione che domenica notte è affondata davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, provocando la morte di almeno 67 migranti. Si terrà invece domani l'udienza davanti al Tribunale dei Minori per il 17enne turco, anch'egli accusato di omicidio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio e lesioni colpose. Qualcuno dalla spiaggia ha ripreso i naufraghi che chiedevano aiuto. Stanno affogando, poverini. Polemiche anche su presunti ritardi nei soccorsi. Stiamo rifacendo tutto il percorso dei fatti e poi riferiremo all'autorità giudiziaria. Si cerca quindi di capire se nelle fasi precedenti al naufragio ci siano state negligenze. Il magistrato non vi ha chiesto nulla? Ancora no. C'è un'ipotesi di apertura di un fascicolo per omissione di soccorso? Non lo so, bisogna chiedere alla procuratore della Repubblica. Finché hanno bisogno della nostra versione dei fatti, noi la riferiremo, certamente. Intanto continua anche il difficile compito della polizia scientifica, che deve dare un'identità ai cadaveri senza nome. 43 vittime al momento riconosciute, quindi su 67 ne mancano 24, ma grazie alle tante mail che ci stanno arrivando contiamo di riconoscerne il più possibile, salvo ovviamente i dispersi. Oggi è stata aperta la camera ardente, il vescovo di Crotone, l'imam, hanno benedetto le salme. Perché abbiamo ritenuto importante renderci partecipi di una tragedia del genere. Non è solo una notizia, ma è diventata proprio... mi sento anche parte di ciò che è successo e della tragedia. È stato brutto, un'emozione pesante. L'unica cosa che possiamo fare adesso è ricordare. Sono mamma, sono nonna, sono venuta da Isola a vedere queste salme qua, mi fa male al cuore veramente.